Chi lo sostiene è un presidente come Zhang, quello lì che compra gli iscritti su YouTube. Chi lo doveva difendere è venuto a difenderlo ed è sceso anche a difenderlo su YouTube. Ragazzi, indipendentemente dalle simpatie o dalle antipatie, io penso che ormai siamo arrivati, penso che una società gloriosa come l'Inter di Facchetti, l'Inter di Moratti, l'Inter di Peppino Prisco, l'Inter di Zanetti, e mi fermo qui, potrei continuare a fare altri nomi. Penso che questa Inter sia arrivata alla frutta a livello di immagine. Poi ti trovi quello che compra gli iscritti su YouTube, quello scemo che difende Zhang, ti trovi i giornalisti che vengono su YouTube e lo difendono solo ed esclusivamente per interesse, ma evidentemente io ti devo ringraziare. Devo ringraziare chi? A lui è servita l'Inter e a noi per un piccolo periodo ci è servito lui. Ma ricordatevi anche una cosa, per un periodo a lui l'Inter gli è servita e gli serve ancora. Per certi qual verso, per un certo qual verso gli serviva ancora. Incominciamo a parlare al passato. Perché il signor Zhang, per il rispetto della storia dell'Inter, va messo alla porta subito. Non deve arrivare ad anno nuovo, per come la vedo io. Perché io sono letteralmente schifato. Io rispetto le vostre idee, vi piace Zhang, ma voi dovete rispettare anche le mie. Non parlo a voi, ragazzi, parlo in generale, parlo a tutti gli interisti. Io ci siamo sempre professati quelli, ci siamo sempre definiti quelli puliti, quelli del calcio pulito, giusto? Come, cioè, ora come ti vuoi descrivere quello sempre pulito? Il tifoso pulito? Vuoi andare a rompere i coglioni a quelli della Juve quando c'hai un presidente che deve soldi a destra e manca, che ha 1.000 processi, che è stato riconosciuto colpevole da in Cina perché deve dare dei soldi, ha disconosciuto una firma, cioè co cosa vogliamo andare a rompere i coglioni agli juventini ora? Su cosa gli rompiamo i coglioni? Stiamo zitti almeno. Abbiamo il buon senso di stare zitti, perché almeno loro, quel gobbo malefico, l'amico dei cinesi, ha avuto il buon senso di dimettersi e di farsi da parte. Questo non ha avuto nemmeno il buon senso di farsi da parte. Ma di cosa ragioniamo? Io sono schifato oggi. Sto mettendo da parte il campo per un paio di minuti perché mi devo sfogare. Siamo arrivati che i suoi creditori sono andati dall'Inter, che ripeto, l'Inter è in totale sicurezza, ci sono i pegni apposta, che altrimenti questo si fotteva anche l'Inter, questo qui. L'Inter era stata messa in sicurezza, poi lo scoprirete da chi era stata messa in sicurezza l'Inter. I suoi creditori che vanno dall'Inter a dirgli dategli lo stipendio perché glielo dobbiamo pignorare. Io sono schifato. Io sono schifato. Lo sappiamo tutti come sono. C'è il centenario d'Agnelli, della famiglia Agnelli quest'anno. Attenzione, c'è il centenario della famiglia Agnelli. Sono primi in classifica e attenzione, ma questo te lo sto dicendo da luglio. Occhio alla Juve, ci sono i video, ci sono le live. Non ho la palla di cristallo, ma serviva un genio per capire che la Juve quest'anno era pericolosa. Tanto siamo dietro un punto, per l'amor di Dio, non è successo nulla, ma intanto siamo dietro. A me piace stare davanti, non dietro. I suoi creditori vanno dall'Inter a dirgli dategli lo stipendio perché glielo dobbiamo pignorare. Cioè, mi vuoi dire di che cosa vuoi ragionare? Ma di cosa dobbiamo ancora ragionare con questo video? Io ora lo sai cosa ti dico? Ti dico una cosa che ti lascerà stupito. Io ora sono incazzato anche con Moratti, con Pellegrini, che per molto meno sono stati trattati come cani. Ma i signori Moratti, i signori Pellegrini, quelli che hanno fatto, ma anche Gianluigi Facchetti, cioè Felice Facchetti, scusate, è stato qui sul canale, perché Facchetti è stato qui sul canale. Loro, quegli storici dell'Inter, cosa aspettate a farlo uscire subito? È inutile sta qui altri 2 mesi. Ma non è che sta qui perché lui non è qui. Non va fatto risultare più come presidente dell'Inter questo qui, ragazzi, perché siamo arrivati alla frutta. L'Inter sta raggiungendo un livello troppo basso. La gente è lì che dorme, basta. Va accompagnato alla porta questo qui. Va fatto uscire dal nome dell'Inter, perché purtroppo ad oggi questo risulta ancora il presidente dell'Inter. E io da interista sono schifato di questa situazione. Dategli lo stipendio e glielo pignoriamo, ma dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Che cavolo è sto schifo? Dove siamo finiti? Cioè,
Ci siamo sempre definiti onesti, ma lo vedete che sta succedendo con questo qui? Cosa aspettiamo a mandarlo via subito? Non ci deve stare nemmeno un giorno in più questo qui. Non deve risultare più il presidente dell'Inter questo qui. Io mi vergogno, cazzo! Io sono una persona per bene come voi, vado a lavorare. Io mi vergogno di queste cose qui. Proprio all'Inter no, questo schifo. Non me ne frega un cazzo dello scudettino a me o delle due coppe. Mi fanno schifo queste cose. Altrimenti avrei tifato Juve a un'altra squadra. Come veramente? Come hai delinquentello che non paga la macchina? Andategli che gli vanno a pignorare lo stipendio. Ma dove siamo finiti? Che schifo. Che schifo. Cazzo. Che schifo! Che schifo! È uno schifo per la storia dell'Inter quello che sta succedendo e nessuno fa nulla! Che cazzo ridete anche voi, dirigenti che ridono? Cosa cazzo c'hai da ridere? Guarda che vergogna! Me ne frega un cazzo del campo del primo posto dello scudetto! Guarda che schifo! Veniamo a Napoli. Napoli è andato a Madrid, ha giocato con tutti i titolari, ha provato a giocarsela. Mazzarri, soprattutto contro l'Atalanta, io l'ho vista la partita, ha fatto vedere un gioco anche abbastanza offensivo, ma te lo dico subito, non sarà così contro di noi. Mazzarri piazzerà il pullman e sfrutterà le ripartenze. Noi, i loro difensori, che comunque non sono velocissimi, non sono reattivissimi e non è il loro punto di forza, soprattutto con i dribbling di Thuram, li possiamo mettere in difficoltà. A livello comunque, diciamo, di titolari abbiamo riposato un po' di più, ma non vuol dire nulla. Attenzione, non vuol dire nulla. Non è che perché te riposi di più vinci, in maniera facile, non vuol dire nulla, però noi abbiamo avuto la possibilità di far rifiatare anche tanti titolari. Poi anche lì vuoi ti riparli ancora della favola della super rosa che non esiste, con gente che pascola nel campo, che gente tocca un pallone 90 minuti e fa gol. Anche questa favola della super rosa deve finire. L'Inter è la squadra più vecchia della Serie A. L'Inter il prossimo anno deve cambiare 8 giocatori e ne deve pagare 3 o 4. La vogliamo far finita con questa storia del rifinanziamento? Lo vogliamo mandare via questo qui e vogliamo dire la verità ai tifosi? Ciao Inter. Che schifo, cazzo.